Massimo, avrei una domanda per te. Semplicemente, chi è Massimo D'Acquisto? Beh, indubbiamente è una domanda da mille milioni questa, perché non è un caso, in fondo le professioni sono spesso e volentieri, non sempre per la verità, ma spesso e volentieri lo specchio dell'anima. Io dicevo prima di essere un conferenziere perché storico della televisione, un presentatore anche di eventi culturali, un musicista perché compositore e pianista concertista, come tutti sanno, oltre ad essere figlio d'arte, sono una nota voce televisiva. Non credo proprio di aver scelto questi mestieri per caso. Questi mestieri li ho scelti perché li ho sentiti, ho avuto la possibilità di coltivarli, ma proprio perché li ho sentiti. Avrei potuto essere, mio padre mi avrebbe voluto anche avvocato o notaio o commercialista, ma in me ha prevalso evidentemente la parte artistica. Non è un caso che abbia prevalso la parte artistica perché credo di essere una persona e d'altro canto tale viene giudicata di grande sensibilità e, guarda caso, proprio per questo anche fin troppo generosa. Credo di essere un soggetto particolare, mi sento lusingato quando spesso mi sento dire che sono un uomo speciale e forse lo sono perché sono, come ha detto qualcuno con una definizione molto bella, un uomo senza tempo. Qualcuno mi ha definito retro, qualcuno un soggetto particolare perché comunque diverso dagli altri. C'è stato qualcuno che ha detto giustamente un uomo senza tempo, che magari non vive benissimo, benissimo in epoche come queste, dove c'è crisi di valori, dove le cose sono cambiate, dove si fa meno riferimento ai valori umani quando si agisce e dove tutto si tende a dimostrare tranne che sensibilità. Probabilmente questa definizione è azzeccata, credo di essere così. Massimo, si racconti. Allora, non è un caso che siamo partiti da in questa intervista suonando l'Edera, perché l'Edera era una canzone scritta da mio padre, Vincenzo D'Acquisto, nato nel 1910 in Sicilia, scomparso nel 1985, giornalista, scrittore, saggista, poeta, autore, e autore di 150 canzoni, tra le quali questa, l'Edera appunto, che fu portata al successo prima di tutto dalla regina della canzone di Lilla Pizzi, scritta in collaborazione con il musicista, il maestro Seracini di Torino, un grandissimo musicista non vedente. Papà, come tutti sanno, era l'autore del testo, l'autore delle parole. L'Edera fu la prima canzonissima italiana nel 1958. E l'attività di papà, l'attività artistica di papà come paroliere ha influenzato praticamente poi tutta la mia carriera. Probabilmente c'è un fatto di cromosomi, non è un caso che i figli d'arte poi in qualche modo seguano la carriera del padre, io l'ho seguita nel campo dello spettacolo. Papà era appunto un paroliere. Guarda caso, io poi sono diventato un conferenziere perché storico della televisione. Un presentatore anche di eventi culturali, queste targhe lo testimoniano, non soltanto di spettacolo, un musicista perché compositore, pianista, concertista e come tutti sanno una notissima voce televisiva. Bene, guarda caso il primo ricordo della mia vita è proprio una stanza d'albergo di Sanremo nella quale mia madre sommessamente piangeva. Che cosa era successo? Era successo che noi eravamo andati al Festival di Sanremo nel 1958, io ero in fasce praticamente, e con l'Edera.
voi sapete che all'epoca si votava con queste voci che provenivano dall'aldilà e che creavano questa atmosfera di suspense nelle sale di Sanremo, nelle sale del festival, e che dicevano, per esempio, qui Bolzano, la giuria qui riunita ha così votato. L'Edera quell'anno era in testa con i voti di moltissime giurie esterne. A questo punto arriva sul palco Domenico Modugno, che da grandissimo artista qual era, da grandissimo istrione qual era, il valore di Modugno era stato sempre riconosciuto da mio padre, affascina la sala con questa canzone rivoluzionaria che era Volare, nel blu dipinto di blu, conquista tutti i voti della giuria in sala e porta Volare a superare l'Edera con la sua interpretazione di soli 6 voti in tutta Italia. È chiaro che mia madre viveva questa vittoria sfiorata come una specie di sconfitta. Pochi mesi dopo, però, l'Edera divenne la prima canzonissima italiana. La coppa è visibile nello studio di mio padre, in un'altra stanza di questo appartamento. E appunto diventò la prima canzonissima italiana stracciando letteralmente Volare. All'epoca si votava con le cartoline, la RAI arrivò a buttare sacchi interi di cartoline perché ormai non servivano più, ormai l'Edera aveva stravinto. Questo è il primo ricordo della mia vita. È chiaro che una vita come questa poi ha influenzato me. Io ricordo sempre poi il secondo particolare, che poi è quello che mi ha portato alla conquista di questo telegatto. Quando andai a raccontare la storia dell'Edera, ma tutti sanno che non avremmo mai vinto questo telegatto se non ci fossero stati i miei racconti tenuti su Rai 2 nella trasmissione di Paolo Limiti. Sulla porta della cappella gentilizia della tomba di famiglia nel cimitero di Santa Flavia in Sicilia, 16 km da Palermo, scomparso mio padre, mia madre fece costruire 2 rami d'edera in ottone dipinto di verde. Il primo ramo rappresenta mio padre, che è spezzato e rappresenta mio padre. Il secondo ramo rappresenta mia madre ed è fortemente intrecciato al primo ramo. Questo sta a significare, esattamente come dicono i versi della canzone, che lei lo ama, lo amerà sempre e sarà sempre a lui avvinta come l'edera. Quando raccontai questo particolare davanti al pubblico di Paolo Limiti, davanti alle telecamere di Rai 2, il pubblico stesso dello studio si scattò in piedi in un applauso. La canzone andò in testa e ci rimase per 3 anni fino al termine del concorso. E per concludere questa intervista, Massimo, ti vogliamo chiedere quali sono i tuoi progetti futuri? Allora, i miei progetti futuri sono innanzitutto quelli di presentatore. Io tra tante sono diventato, lo ripeto, noto come tutti sanno, come voce televisiva, però è un telegatto, l'ho vinto con dei racconti, vengo considerato anche un esperto della narrazione, molto bravo nel raccontare. Ma io conto molto sull'attività di presentatore, che è un ruolo che sento molto mio. In qualità di presentatore conto di presentare dei grossi eventi, ma soprattutto sto cercando di crearne. Io sono l'ideatore, e ci tengo molto a sottolinearlo, di questa manifestazione, che come vedete l'ideatore e il conduttore, tenutasi l'anno scorso, il 21 maggio, a Palazzo della Regione, che si chiama appunto Serata dedicata alle vittime del terrorismo e della mafia. La mafia l'ha voluto anche l'Associazione Poliziotti Italiani, che qui mi ha premiato con questa targa. Io qualche tempo fa mi sono posto una domanda, mi sono chiesto se per caso queste vittime del terrorismo perpetrato sul territorio italiano non fossero state dimenticate troppo presto, e tutti mi hanno dato ragione. Da qui l'ideazione di questa manifestazione, che ha, guarda caso, una parte in qualità di presentatore e di uomo di spettacolo, una parte giornalistica, una parte quindi rievocativa, dove rievochiamo la storia d'Italia di quel periodo, rievoco personalmente al microfono raccontando e citando tutte le vittime di allora. E per ricordare il periodo poi c'è anche la parte artistica. Ho imparato questa cosa un po' quando ottenni il convegno sulla violenza alle donne, che avevo una parte giornalistica e una parte artistica, e io ero il conduttore del dibattito tra politici e amministratori, ma poi ero anche il presentatore della serata artistica. Bene, qui mi sono inventato questa cosa, che
che ha lo scopo di ricordare le vittime del terrorismo, innanzitutto, del terrorismo, ripeto, perpetrato sul territorio italiano dagli anni 69 all'89, gli anni 69 all'89, e che guarda caso poi ha una parte di spettacolo nella quale mi siedo al pianoforte alla sera e rievoco quel periodo suonando tutte le colonne sonore di quegli anni, che vanno appunto da Anonimo Veneziano, 1968, fino a Balla coi lupi, 1990. In questo potpourri ci sono delle musiche bellissime, le musiche di Morricone, come C'era una volta in America, come C'era una volta il West, La conquista del West, ma poi ci sono anche, colliscono notissime colonne sonore di film come Cat's Memory, come Eravamo, o altri come per esempio alla fine Nuovo Cinema Paradiso, che infatti chiude questo periodo nel 1988. Sto cercando appunto di ideare delle cose che abbiano un fine anche sociale, utile, e che abbiano un fine di solidarietà. Spero di essere ricordato anche come un presentatore creatore, un presentatore autore, e che ha voluto vivere nel suo mestiere anche di contenuti. Cosa hai suonato per noi, Massimo? Allora, questo pezzo, che è stato scritto tanti anni fa, ma soltanto adesso probabilmente verrà lanciato, un po' per paura di plagi e cose varie, porta il titolo, come spesso succede nella musica leggera, e particolarmente in questo campo, che è un campo
tipico da musica d'accompagnamento per immagini, quindi da colonna sonora, da film, da musica da film, questo è un tipico motivo conduttore, un tipico leitmotiv da film. Ecco, si chiama Concerto per Alessandra perché in effetti è dedicato anche a una donna che in quel periodo, nel lontano 1985, caratterizzò notevolmente la mia vita. In realtà però è molto dedicato al padre, perché è stato scritto, guarda caso, subito dopo la scomparsa di mio padre, quindi si sente proprio questa cappa, e guarda caso fu scritto in un'atmosfera novembrina di Milano, con foglie morte e vetri rigati dalla pioggia. Io spero di poterlo offrire a qualcuno, a un regista, a un produttore, a qualcuno che ne potrà fare buon uso, ma è stato protetto, fino adesso tutelato, depositato, proprio perché in questo ambiente si plagia e si copia con grande facilità. Ripeto, è una musica d'accompagnamento per immagini, è un tipico leitmotiv da film. È il genere che suono e che produco. Detto tutto questo, probabilmente ci rivedremo, probabilmente parlerò ancora di me, sia della parte giornalistica che della parte artistica, che appunto viene racchiusa nel mestiere di presentatore anche di eventi culturali, oltre che di spettacolo. Per il momento ci fermiamo qui, io non posso però chiudere senza un ringraziamento particolare a Iris Press TV e ancora più sentito e particolare alla signora che qui cortesemente mi ha intervistato, la giornalista Irina Tirbea. Grazie a tutti, come si dice nel nostro mestiere, per il cortese ascolto. Anzi, dovrei proprio dire alla maniera degli speaker, e con quest'ultima notizia per il momento abbiamo chiuso. Grazie a tutti per il cortese ascolto e buon proseguimento di serata con i programmi di Iris Press TV.